Salve a tutti, sono Zach Walker e oggi questo è il video acquisti e regali di questi 3 mesi in cui vi parlerò degli acquisti che ho fatto e dei regali che ho ricevuto in ambito di fumetti e anche di alcuni gadget. Direi di iniziare con alcuni dei gadget, tra cui dal mese di tipo metà gennaio avevo iniziato a lavorare come stagista alla fumetteria Watt di Milano, in cui vi invito ad andarci, che è veramente un posto fighissimo. E tra alcuni di questi gadget c'era la borsa di Starshop, disegnata da Giacomo Bevilacqua, che è la borsa di A Panda Piace. Poi c'è un mini artbook di La Gatta Nera, cioè di Felicia Hardy, cioè al contrario, che vi mostro qualche tavola. A me piace molto Felicia Hardy come personaggio, l'ho visto per la prima volta nella serie animata Spectacular Spider-Man. Poi ci sono 3 litografie di Invincible, che sono queste. E queste 3 litografie formano la copertina, cioè, come dire, la costina dei 3 Absolute, cioè dei 9 Absolute che erano usciti per Salta Press. Il poster di Mirva di Drago Nero. La spilla di Isabel dei Cavalieri dello Zodiaco. Il poster di To Your Eternity. Questo è abbastanza grande. Il poster di, come si chiama, Summertime Rendering, cioè questo è un poster di un manga che non conosco, però sembra figo. Il poster di Arm, che è questo, di Ex Arm. Questo è enorme. Oddio, spero che non si strada. Questo è gigantesco. Il poster di Exarma. E qui c'è un altro poster che è di un altro manga che non conosco. No, al contrario. Il poster di Tower of God. Questo è enorme, non riesco da. Ecco, ci sono riuscito. Il poster di Tower of God. Il poster di un altro manga che non conosco. E poi c'è questo che mi sembrava carino, però anche questo è un manga che non conosco. Questi erano dei gadget gratuiti. Poi passiamo ora agli acquisti che ho fatto e ad alcuni. Allora, come acquisto, questo qui non l'ho preso alla Watt, però l'ho preso a Libraccio prima di entrare, cioè, sì, che è un'edizione usata delle Batman Flash, la spilla, presa a 13 euro. Quindi questo ho fatto una recensione, un'edizione Absolute, purtroppo esaurita.
la casa editrice che l'ha prodotto non esiste più, cioè, o meglio, non è più i diritti della DC, cioè la Lion. Adesso è uscita una nuova edizione di La Spilla, però più piccola, cioè edizione comic book normale. Questa vi invito a recuperarlo, La Spilla, in qualsiasi edizione, perché è veramente figo. Io c'ero in questa edizione enorme, che veramente merita. Poi quando ho iniziato a lavorare a Watt, volevo recuperare questo qui, che l'ho comprato da loro, alla Watt, ed è Freccia Verde di Kevin Smith, che è una storia famosissima scritta da questo autore, che è più un regista cinematografico, che però ha fatto anche delle storie a fumetti come Batman Cacofonia, e questo qui di Freccia Verde. Poi ha scritto anche qualcosa di Daredevil, mi pare avesse scritto qualcosa come con Joe Quesada, Daredevil il diavolo custode. Questo qui di Philester sono fighissimi. La storia è scritta a due mani con Brad Meltzer e Kevin Smith. Lui ha scritto più che altro la parte narrativa e Brad Meltzer la parte più inquadrature, come dire, fumettose, cioè, perché il cinema e il fumetto sono due media diversi, e lì, diciamo, che è stata, diciamo, una delle sue prime opere che Kevin Smith aveva fatto. Invece in Batman Cacofonia e in The Daredevil era lui da solo, invece qui c'era accompagnato da Brad Meltzer, che è uno dei migliori autori di fumetti. Poi, tra le altre cose che ho comprato alla Watt, questo qui mi è piaciuto un botto, cioè Shang-Chi di Yang, Ryun e Tan, che sono degli autori cinesi, che hanno scritto questa nuova run di Shang-Chi, di cui ho fatto anche una recensione, che a me lui piace molto come personaggio, è un personaggio molto figo nei fumetti. Questo fumetto spacca di brutto, è epico, anzi epicissimo, c'ha dei combattimenti fighissimi. I disegni di Phil Tan mi piacciono un botto, che lui ha lavorato anche in Suicide Squad. Questo Shang-Chi ve lo consiglio un botto. Poi questo invece è un regalo che mi ha fatto Mattia di Watt. E si tratta di una vecchia edizione della Play Press, che era una delle case editrici che pubblicava la DC prima della Lion e prima di Planeta. Cioè Batman e Superman Generazioni, che è questa storia che parla ambientata in un altro universo in cui i personaggi invecchiano normalmente invece di rimanere in limbo, perché non so se lo sapete, ma nei fumetti americani il concetto di tempo è molto variabile. Cioè, per farvi capire, Spider-Man ha 33 anni, ma lui ha 33 anni dagli anni 80 ad oggi. Cioè, il concetto di tempo è una cosa molto più labile nei fumetti Marvel e DC. Però questo qui è ambientato in un mondo in cui il tempo passa normalmente, quindi ci fanno vedere la crescita di questi due personaggi, che sono Batman e Superman. Poi, tornando agli acquisti, ho comprato questo Flash, Le Origini, che è purtroppo esaurito sul sito Panini. Io l'ho trovato e ho detto, cazzo, lo devo prendere immediatamente, perché se non si trova da altre parti, magari lo si trova ancora su eBay. Ho detto, io ce l'ho lì, lo devo comprare, e quindi ho comprato questo Flash, che mi è piaciuto. Sì, mi è piaciuto, cioè mi aspettavo qualcosa di meglio, però dai, non è male come storia delle origini di Flash. Rimanendo sempre a tema origini, poi ho comprato questi tre must have. Partiamo dal primo, che è la storia delle origini di Doctor Strange, ed è lì che mi sono un po' intrigato sul concetto di tempo, perché questa storia ambienta nel 2004, dove io ero nato. Però Doctor Strange è un personaggio degli anni 70, ma la storia ambienta nel 2004. E quindi io mi chiedevo, se in questo universo esistono personaggi come Spider-Man e gli altri, loro hanno già incontrato Doctor Strange? Cioè, loro sono. Questa storia è ambientata in un altro universo in cui Doctor Strange non esisteva fino al 2004. Cioè, lì mi sono arrivati dei problemi legati al tempo. E Mattia e Simone mi hanno detto: ma tu ti fai troppi problemi sulla cosa del tempo, spazio, multiverso. Penso a fumetti, è una tamarrata per divertirsi. Effettivamente, che vi devo dire, questo qui è molto divertente, scritto da Michael J. Straczynski, che è uno degli autori che io preferisco di più nei fumetti a livello di sceneggiatura. I disegni invece sono ad opera di Sam Brains. E dal punto di vista dei disegni non ho niente da dire, perché è veramente una figata. Gli
mostro qualche tavola, se trovo qualche tavola bella. Cioè, dà un effetto molto anime come disegno. Questa è una storia che in chiave pulp che ci racconta le origini di Doctor Strange. E in questo fumetto si vede una cosa che nei film manca, cioè il lato urban di Doctor Strange. Nei film abbiamo visto sul lato spirituale e sul lato horror, però quello che ci manca, abbiamo visto anche sul lato multiversale, però il Doctor Strange urban è una cosa che noi non abbiamo mai visto nei film. In questo film vediamo lui attraversare i vicoli di New York dove ci sono demoni, ma demoni vestiti in giacca di pelle, non mi viene, vestiti tipo amaranza, cose così. Tu vedi questi tizi vestiti che fumano con la giacca di pelle, così che tipo, poi si scopre che sono demoni e Dr. Strange li combatte, cioè una cosa di questo tipo, cioè i demoni che si nascondono dovunque, anche dove tu non immagini. E vi dirò, a me questo Dr. Strange è piaciuto. Dottor Strange principio e fine. Poi questo lo stavo ancora leggendo, ma lo devo finire, che è una storia dei Guardiani della Galassia e di altri personaggi spaziali, cioè Annihilation. Per i primi capitoli che ho letto io, il protagonista è Nova, che è un personaggio che mi sta piacendo. Io Nova, per la prima volta che l'ho visto in una serie animata, Ultimate Spider-Man, quella versione giovanile, cioè Richard Rider. Qui Nova è sempre Richard Rider, però lo vediamo un po' invecchiato, cioè è un Nova più cresciuto. Nova sarebbe lui, che è il capo dei Nova Corps. E qui c'è una guerra contro questa entità chiamata Annihilus, in cui Nova insieme ai Guardiani della Galassia, che non si chiamano ancora Guardiani della Galassia, combattono contro Annihilus e le sue legioni in quella che è la guerra, in questa guerra, cioè l'Annihilation. Mi sta piacendo, vi dirò, è da recuperare questa Annihilation. Poi, su questa è una storia che all'inizio non mi ha convinto molto, però poi leggendola mi sta piacendo molto, cioè Marvel Knights, i Fantastici 4, che è una commedia che ci parla di che cosa sarebbe successo se i Fantastici 4 avessero finito tutti i soldi e ognuno di loro deve trovarsi un lavoro vero per sopravvivere. Tipica commedia all'americana, che a me all'inizio non mi aveva convinto perché io penso sono supereroi. Cioè io voglio vedere i supereroi fare i supereroi. Che me ne frega di una commedia in cui succedono robe da comedy, che vabbè loro sono una famiglia, quindi commedia familiare. Però poi, andando avanti a leggerlo, vi dirò che mi sta piacendo. Ma una delle robe che non mi è piaciuto molto dire, mi piace dal punto di vista superficiale, però poi andando avanti un po', no, cioè la sessualizzazione dei corpi femminili che il disegnatore Steven McNiven fa, a parte che tutte le femmine che appaiono, cambia solo il colore dei capelli, ma sono tutte uguali. E a volte manca quello, quindi veramente che sono cloni, sembra un po'. Cioè le femmine lui li fa tutte uguali, ma a parte quello, che a me questi corpi piacciono, ma viene ripreso sempre in delle inquadrature per esaltare questi corpi, che dal punto di vista estetico, sì, può piacere, mi è piaciuto da un punto di vista ludico, però non lo so, cioè dopo un po' questo voyeurismo non mi piace. Ora passiamo alla chicca, cioè alla parte finale del video in cui vi mostro questo pacchetto regalo che mi hanno dato per l'ultimo giorno in cui c'ero, quando ho finito il tirocinio. E qui c'è, non so se si riuscite a vedere, ma c'è il disegnato Flash, questo l'ha disegnato Simone, che lui è bravissimo a disegnare. C'è scritto: è un regalo fatto l'ultimo, ma sono fatto così, dice. E qui c'è una letterina che mi hanno dato. È stato un piacere immenso conoscerti e speriamo di rivederci. Molto bello. Ci tornerò da Watt perché è una fattoria veramente molto bella, dove il rapporto tra cliente e venditore non è solamente venditore-cliente, ma si instaura anche un rapporto d'amicizia. Tipo, ad esempio, lì ho conosciuto Diego. Diego è questo ragazzo che viene lì per comprare, viene chiamato anche l'uomo della poltrona, perché dice una poltrona e spesso Diego lì ci siede per leggere oppure solo per parlare. Diego è come se fosse parte della famiglia e mi è piaciuto molto conoscere Diego e altri clienti che sono lì. E lì dentro c'erano questi tre volumi.
che mi sono regalato la Fubitre Watt per essere stato stagista per questi 3 mesi. E questi 3 volumi sono Capitan Marvel, Tempesta Oscura, che raccoglie al suo interno l'ultima run di Capitan Marvel. Questo qui è un volume unico, l'ho letto un po' e mi è piaciuto. Qui, bene o male, ci viene fatto vedere il personaggio come molto più umano rispetto a quello che è nei film. A me i disegni che ricamano un po' il manga mi sono piaciuti. E qui a livello di volti, soprattutto in Capitan Marvel, o anche dei personaggi femminili più che in personaggi maschili, mi ricordate molto i manga, in particolare Sailor Moon, che per esempio la prima inquadratura che era questo qui. Cioè non mi ricordo un po' Sailor Moon come volto in Capitan Marvel. Mi dirò, a me questo fumetto qui che lo stavo leggendo, mi è piaciuto. E qui, a differenza di questo Fantastic 4, i corpi sono sì belli, ma non c'è tanto questo voyeurismo. Cioè, qui ti viene presentato come un personaggio umano, normale, in cui i corpi più che altro vengono rappresentati come statue greche, cioè anche i corpi maschili, nelle scene di combattimento, in pose plastiche, diciamo che sono molto belli, sono molto fighi da vedere, però non c'è molta sessualizzazione dei corpi. I colori danno un effetto pittorico che a me è piaciuto, che cioè sì, è disegno fatto al computer, è una colorazione fatta al computer, però ti dà più un effetto di tangibile più che di colorazione computer e basta. Poi c'è Ison Bushi, che è una storia di Ryan Lang, che è uno storyboard artist della Disney, che aveva lavorato in Avengers Endgame e ha spaccatutto. Questo qui è una storia che ci parla di una leggenda giapponese, di un mito, che parla della formazione del Giappone da parte di questa lancia, da cui cadde questa goccia d'acqua che formò proprio il Giappone. Poi questa lancia fu divisa in 4 pezzi, tra cui c'è la spada che divenne una pietra, cioè la punta della lancia, il bastone che divenne un albero e l'elsa che divenne un fiore. E poi c'era l'anima della spada che non si sa dove era, l'oni che smontando appunto l'albero, due contadini trovarono dentro questo uomo piccolissimo, questo bambino piccolo come un pollice, che divenne l'eroe di questa storia, cioè Ison Bushi, che lui è questo samurai piccolissimo che deve dimostrare che le dimensioni non contano, che lui, pur essendo piccolo, può comunque farcela diventare un eroe, ed è l'eroe che ci salverà dall'Oni, dal potentissimo Oni. I combattimenti qui sono fighissimi. Questa qui è una storia proprio epica. Qui proprio qui ciò che vediamo non è nient'altro che una versione giapponese del mito di Golia e di Davide. Però nel modo in cui ci viene raccontato, questa epicità qui tipica del mito giapponese che abbiamo visto sia in manga che in film live action che in anime, devo dire che è molto figo. Poi lui utilizza questo stile di inquadrature e anche di colorazione che ricorda molto i film vecchi giapponesi, come quelli di Akira Kurosawa, come Yojimbo, questa colorazione in bianco e nero qui. E lo stile, mi ricordate molto anche la serie Arcane di Netflix, quindi un bel melting point di vari stili narrativi e grafici che vi consiglio di leggere perché è veramente dal punto di vista artistico una bomba. Questo Ison Bushi, edito in Italia da edizioni BD, che io vi consiglio di leggere. E infine, purtroppo questa è un'edizione esaurita dal sito Panini, cioè Legends di John Byrne, eventi DC Legends. Questo qui ci racconta la storia delle origini della Justice League, però della versione pre-Flashpoint, cioè quella post-Crisi sulle Terre Infinite, disegnato da John Byrne e scritto da John Osterden. E tra gli altri autori c'è Lee Wynn e
Carla Xail. C'era anche un poster di Batman. A me i disegni di John Byrne, che mi piacciono un botto, che lui è questo autore famosissimo che ha scritto diverse run di Superman, quella famosissima, che è uscita anche in edizione best seller, ha scritto anche una run di Spider-Man. A me lui piace un botto. A me piace molto il suo tipo di stile, che è uno stile che richiama molto Jack Kirby, ma riadattato in chiave moderna. Questo è una storia anni 90, però i disegni non mi danno molto fastidio. A me Jack Kirby non piace molto, e qui dirò quello che è una bestemmia per molti amanti del fumetto. Però lui, John Byrne, mi piace, perché John Byrne non ricalca Kirby, ma lo rielabora in chiave moderna. Cioè lui prende qualcosa che è non suo, cioè Kirby, cioè lo stile di Kirby, che qui si riconosce molto. Tipo, per esempio, vedendo questa tavola qui, dove vediamo questo qui che è un adepto di Darkseid, che cosa vi ricorda? I celestiali degli Eterni, disegnate Jack Kirby un po'. Ma questa è una chiara citazione a Kirby, anzi un omaggio a Kirby, in cui lui chiaramente lo omaggia, però questo qui è il suo stile. Cioè io, se vedo una tavola disegnata da John Byrne, io riesco a riconoscere, questo è John Byrne. Come si può non amare John Byrne? Che John Byrne è uno dei migliori autori che esista. E niente, questi erano gli acquisti del periodo primaverile di 2024, più dei regali che ho ricevuto. Se vi è piaciuto il video, vi invito a iscrivervi al canale e a mettere like. Ora vi invito anche ad andare alla fumetteria Watt di Milano, perché è un posto veramente fighissimo, ben fornito di robe, ed è l'unica fumetteria a Milano, cioè al mercato, l'unica fumetteria che ha gli spillati, perché ormai gli spillati non ci sono più. Lì gli spillati ci sono ancora, ma poi è una fumetteria ben fornita di manga, di americani, comics, c'è di tutto. Io vi invito ad andarci, perché è veramente un posto figo, molto accogliente e veramente un posto bellissimo. Quindi andateci, e niente, a presto da Zach Walker. Ciao.